vediamo. Napolitano prende qualche metro, un po' lungo Ninci, attenzione, lui è laudato all'interno, vediamo se lo vedono, lascia un po' spazio, vediamo l'attacco. Sono vicinissimi, attacco all'interno, staccatona dell'alieno, mamma mia. Soncini all'esterno, attenzione Luca, guarda, si fa vedere, sì, Matteo, sì. Si fa vedere, è appaiato, uno accanto all'altro, Mattia un po' il favore, vediamo, è veramente vicinissimo. Si gira Napolitano, no, si fa vedere, vediamo se riprende un po' di forze Elia dopo quella botta con Gigi Cortes. Ah, Gigi Cortes ne approfitta all'interno per andare a prendersi la terza e la settima posizione. Intanto scoda un pochettino la 488 di Elia Miscolini, vestita con i colori di Motori della Leggenda. Elia sempre all'attacco, ed Elia sempre vicino qui in questa curva, in questa variante sulla sinistra, si allarga, si fa vedere, chissà che tenti, ma chiude bene Mattia Legrottaglio, wow che lotta. E Gigi Corte è sempre un po' lungo, pericolo costante, vicinissimo a Michele Soncini, qui la lotta è per la medaglia di bronzo qui ad Ungaro Rinciro. Attenzione, fuori! Chi? E lo segue Cavagnino, Michele Soncini, e lo supera, infatti c'è dalla posizione, terza posizione per Cavagnino. Soncini è molto molto vicino, assolutamente lo sì, lo sa che deve rimanere scotata davanti, errore di Cavagnino, attenzione all'interno, traiettoria, vediamo se lo staccatone di Elia, ma Mattia ha il favore due volte, se chiude qua Elia, mamma mia, bellissima l'azione di Elia, bellissima, veramente molto bella e intelligente. Scurini è veramente vicino all'interno, ancora una volta, si fa vedere, stringe bene man mano, mamma mia che entrata, gli ha bussato, gli ha detto, oh fammi passare, che fai, spostati che devo andare a recuperare i punti. Luca, assolutamente, Luca Laudato è vicinissimo, 8 decimi lo separano da Fabrizio Ninci, forse in difficoltà, chissà, in questi 11 minuti la pressione si va a sentire, sì, attenzione, si gira Ninci, incredibile, no. Si gira Ninci, Cavagnino subito all'attacco su Fabio Napolitano, attenzione, vediamo la prima curva, se va tutto bene, rimaniamo qui. E Peppinus, attenzione Perrone, sotto attacco, Peppinus prende la posizione, Napolitano all'interno, incredibile, mamma mia, tocca Peppinus, Sebastiano all'interno e lo passa con gran facilità, attenzione all'esterno, incredibile, Tony Di Benedetto ha fatto un miracolo all'esterno, Giuseppe Perrone ha stretto troppo e adesso può ripartire per andare a prendere la 14ª posizione. Qua la lotta anche qui all'esterno, grande sorpasso di Tony Di Pere, il nostro J-Ax preferito, mamma mia che manovra ragazzi sulle grattaglie, Mattia si è un po' perso lì alla curva X, ed è, e Cavagnino entra in box, incredibile, quindi qui Miscolini deve fare il giro della vita, se si prenderà la gloria di essere primo oppure se si ferma, ma con 27 minuti, continua Nix, incredibile, mamma mia, continua anche lui. Molto vicino in questa, errore di Soncini, ne approfitta Miscolini e passa in terza posizione, incredibile, Soncini cede alla pressione di un errore stranissimo, e Miscolini, mamma mia, incredibile, incredibile, Elia Miscolini gli mette la pressione, azione di disturbo e via, bam, lo passa, incredibile. Laudato forse prova l'affondo su Stefano Andreozzi, che mantiene comunque la posizione all'interno, si fa vedere, attenzione, si fa vedere all'esterno, uscito molto bene, vediamo se riesce a sfidargli la posizione. Mancini resiste, avrà sicuramente un punto di traiettoria, fantastico. 26-10 2018, siamo al Zolder,